C'è poi la nuova 3 di Mazda, con un aspetto possente che ben si sposa con le linee fluenti dovute alla nuova filosofia Kodo propugnata dal marchio giapponese. Gruppi ottici eleganti, cerchi in lega, la nuova 3 ha tutto ciò che ci si aspetta da una media proiettata verso il futuro, ma uno dei suoi punti di forza è la tecnologia Sky Active, tesa ad esaltare la riduzione dei pesi. Diesel o benzina, infatti, garantisce consumi ed emissioni di anidride carbonica eccezionalmente bassi, pur mantenendo un comportamento sportivo. A questo si aggiungono innovative tecnologie sviluppate da Mazda al proprio interno, come i sistemi e-stop, il più rapido al mondo nel riavviamento, e e-loop, sistema di rigenerazione dell'energia in frenata, nonché la serie di tecnologie di sicurezza attiva e-active sense, tutto che consente di guidare meglio e di viaggiare in modo più sicuro e più rispettoso dell'ambiente. La gamma motori comprende due benzine e un diesel, si va dai 100 cavalli del 1500 al 2000 da 165, con in mezzo un diesel, sempre di 2 litri, Euro 6, che ha 150 cavalli. I cambi sono manuale o automatico, entrambi a 6 rapporti. Chi si vuole distinguere una volta di più è la Peugeot, con la sua 308 nuova di pacca. Ma in comune con la precedente 308 c'è rimasto solo il nome, o meglio, il numero. In Peugeot si sono posti 4 obiettivi. Un design elegante, un'efficienza dovuta ad una scocca leggera e robusta, ma anche una diminuzione sensibile dei valori di CO2 e le emissioni, nonché la qualità adeguata a quella delle vetture premium e una guidabilità razionale e molto facile. È venuta fuori una bella berlina con tenuta di strada adeguata a prestazioni elevate e degli interni che rispecchiano il nuovo corso di Peugeot. A Francoforte però già faceva capolino la versione R da 270 cavalli, chiaro segno di uno spirito agonistico che può aleggiare anche nel cofano della nuova 308. Con uguale potenza anche la RCZR, la rinnovata coupé ultra sportiva e compatta che oggi beneficia di un differenziale autobloccante anteriore e freni con dischi da 380 mm di diametro. Una sportività che si vede anche nelle prestazioni, da 0 a 100 in meno di 6 secondi, anche se è soltanto un 2 litri. Dallo sport all'ecologia, con in comune il fondo piatto scudato per favorire i flussi d'aria sotto all'auto. È solo una delle peculiarità della 208 Hybrid FE, l'ibrido secondo Peugeot, che ottiene risultati incredibili, dai 46 grammi per chilometro di CO2 al consumo di 1,9 litri per 100 chilometri. Per raggiungerli si è badato ad ogni particolare, ad esempio gli pneumatici, realizzati appositamente dalla Michelin, con diametro elevato ma sezione stretta, in modo da favorire l'aerodinamica. Il motore termico poi è aiutato da un piccolo elettrico Kerk, che ne aumenta coppia e potenza senza incidere sui consumi.